Si può arrivare addirittura, grazie ai dati precisi, puntuali, in tempo reale che uno raccoglie, a prendere anche decisioni strategiche? Al di là del beneficio numerico, anche di poter dire, uno, abbiamo, per esempio, migliorato l'efficienza della manodopera del 10%, la produttività del 15%, sono numeri enormi, pensando si sviluppa 1 milione di ore dirette, il 25% sono Sì, una quantità enormi, impressionante, enormi. certo. Allora, quindi, ecco, l'impatto è significativo. Volevo sottolineare però l'impatto strategico che invece è riprendere appunto lo spunto che era stato detto, proprio che a livello strategico, a livello proprio culturale, ed è il motivo per cui a un certo punto uno c'ha anche all'inizio delle retrosie a livello individuale a dover affrontare questo argomento, perché apparentemente il singolo può perdere del potere perché deve condividere il dato, renderlo trasparente, quindi apparentemente gli sembra di perdere del potere individuale Chiarissimo, molto a chiaro. vantaggio della collettività. Però è indubbio che l'azienda alla fine risulta in maniera più strutturalmente più sostenibile.